Siamo a Lucca Vegan Fest, bentornati. E apriamo con la conferenza dal titolo Prescrizioni per una salute di ferro, cibo, sonno e movimento con la dottoressa Marilu Mengoni, biologa nutrizionista e dottoressa in psicologia. Io passo subito la parola a lei e vi lascio a questa conferenza importantissima. Grazie Nicolina. Allora, cominciamo a parlare di queste prescrizioni che spesso i medici non fanno, perché noi andiamo spesso a farci prescrivere qualcosa, ci prescrivono dei farmaci, ci prescrivono anche magari una alimentazione più o meno corretta. Ma quanti di voi hanno sentito si sono sentiti dire quanto dorme? Lo sai che bisogna dormire 8 ore per notte? Quanti di voi dormono 8 ore per notte? Alzate la mano. Non tanti, diciamo un 10% qua all'incirca. 8-9 ore va benissimo. Perché è importante il sonno? Iniziamo proprio da questo, poi parliamo di alimentazione, parleremo anche di movimento. Questo è quello, il tema che affronteremo in questo breve nostro incontro. Allora, cominciamo proprio a parlare del sonno. Quanto è importante il sonno e perché dormiamo? Ci sono ormai degli studi veramente recenti, nuovi studi, che correlano la mancanza di sonno a tante patologie. Uno magari non ci pensa. Quindi patologie che possono essere più o meno importanti. Tra l'altro anche patologie, per esempio, che riguardano l'età più avanzata, dove notoriamente si dorme di meno di solito, e appunto che sono, per esempio, quelle che sono le demenze senili. Non solo. Vi è mai capitato di essere leggermente non concentrati durante il giorno? Vi alzate e non siete proprio così lucidi? Potrebbe essere, oltre a quello che avete mangiato, come vedremo a breve, anche la vostra carenza di sonno. Perché dormiamo? Ma ve lo chiedete, ve lo siete chiesti perché dormiamo? Cioè uno dice, ma perché? C'ho 24 ore a disposizione, perché dovrei dormire? Non potrei viverne molto di più? Attenzione! Bastano, cioè, tra l'altro ci sono delle sindromi, ci sono delle famiglie, tra cui anche un'italiana, che se non dormi dopo un po' muori, cioè il non dormire per lungo tempo porta alla morte. Quindi vuol dire che il sonno un qualche cosa di importante ce l'avrà per la nostra fisiologia. Come dormiamo intanto, perché dormiamo e perché adesso è così difficile addormentarsi? E vi farò vedere anche perché a volte è facile che ci addormentiamo ma ci risvegliamo a certe ore della notte. Quindi io mi addormento bella tranquilla, poi all'una, mettiamo dall'una alle tre, un bel risveglio. Quindi ci sono motivi che potrebbero essere anche legati a quello che ho mangiato. Allora, come dormiamo? Due fattori importanti. L'avete mai sentito dire di ritmi circadiani? I ritmi circadiani, cioè circa un giorno, sono dei normali ritmi fisiologici che noi abbiamo. Tutti gli esseri su questo pianeta hanno i ritmi circadiani. La cosa bella dei ritmi circadiani è quando fu scoperto intorno, cioè già se ne parlava naturalmente, agli inizi del 1700, questo scienziato francese si accorge che un certo tipo di pianta, che era la mimosa pudica, cosa, se avete visto, la mimosa pudica lo fa, durante il giorno ha le foglie che si aprono, la notte si appassiscono, sembrano morte, sembrano appassite. Allora, cosa viene in mente ai pionieri? Viene in mente di prendere questa pianta, perché allora pensi, è dovuta alla luce, perché se con il sole si apre e con il buio torna indietro, appassisce, il motivo è solo la luce. Allora, lo scienziato cosa fa? Prende la pianta, la mette in un box al buio e ogni tanto durante la notte va a vedere cosa accade. Accade che in effetti queste foglie appassiscono lo stesso e la mattina si riprendono nonostante non ci sia il segnale della luce. Devono però passare circa 2 secoli per capire che questi ritmi sono anche i nostri ritmi. E in quel caso ci fu uno scienziato e un professore universitario e il suo assistente che fecero un esperimento su di sé. Sapete, a volte gli scienziati un po' per provare le cose cominciano a provare su di sé e vanno, si chiudono per più di un mese
dentro una cava buia, la più buia che c'è nel mondo, si portano da mangiare, si portano da bere e si portano una serie di apparecchiature per misurare la temperatura corporea, per misurare i ritmi sonno e veglia. Dopo un mese e mezzo circa di questa chiusura al buio, immaginateveli, no? Naturalmente tra l'altro si portano dei letti alti, perché lì in queste caverne ci sono anche gli insetti, ci sono un sacco di animali che non volevano che durante la notte andasse nei loro corpi. Dopo circa un mese e mezzo escono con i loro risultati. Quali erano i loro risultati? Che appunto vi dicevo erano i pionieri. Si rendono conto che quei ritmi circadiani, e lì fu dato il nome, avvengono nonostante non ci siano i segnali dall'esterno. E questi ritmi li chiamiamo circadiani perché durano appunto circa 24 ore e in media precisamente 24 ore e 15 minuti. Cosa ci serve la luce del sole? Proprio per tararci, per tarare questi nostri ritmi alla vita quotidiana, anche perché siamo nati per fare e per essere attivi durante il giorno e per riposare durante la notte. Riposare un sonno importante, perché quelle 8 ore che vi dicevo sono necessarie affinché avvengano tutte le fasi del sonno che sono importanti. Considerate, ci sono la fase, quelle dei sogni. Quanti di voi si ricordano i sogni, per esempio? Ve li ricordate i sogni la mattina? Nessuno? Qualcuno? Ok. E la fase invece di sonno profondo, che si divide a sua volta in altre fasi. Attenzione, non sono fasi che la natura ha inventato a caso, sono importantissime perché regolano delle importanti funzioni nostre. Un esempio: se dovete studiare, se dovete fare qualcosa, dovete avere, se avete durante la giornata dei processi di apprendimento, se non dormite non vi ricorderete nulla. Noi abbiamo una struttura all'interno che è l'ippocampo, vi dico qualche nome, no? Che è questa struttura all'interno del cervello che ha uno storaggio, uno stoccaggio massimo, cioè un certo tipo, un certo numero di informazioni entrano. Dopodiché che succede? Quando lui è pieno, come se fosse una scatola, quando è pieno e continuiamo a metterci delle cose, o le cose non c'entrano, oppure una nuova nozione ne fa uscire un'altra. Allora, perché è importante il sonno? Perché durante il sonno questa scatola, questa parte che abbiamo nel nostro cervello, si svuota, perché queste memorie vanno nella corteccia prefrontale, dove servono e vengono messe in una memoria a lungo termine. Quindi attenzione, se avete da studiare, da fare un compito importante, se dovete prepararvi anche a qualche cosa di importante, o anche semplicemente imparare anche a cucinare, per dire qualsiasi cosa, sappiate che il sonno è fondamentale, altrimenti non potete aumentare la vostra capacità di concentrazione e di ritenzione delle informazioni. Anche la capacità di concentrazione si è visto con degli esperimenti che hanno fatto di deprivazione del sonno, anche solo tutte le notti di solo un'ora e mezzo in meno. Quindi tutte le notti in cui dormiamo sei ore e mezzo non va bene. Quindi cominciamo a mettercelo nella nostra testa, perché noi non dormiamo per tanti motivi. Cioè non dormiamo perché dobbiamo fare, perché siamo abituati a fare qualche cosa. Attenzione, questi ritmi circadiani sono, vi ho detto, anche comunque correlati con l'ambiente esterno, ma poi ci sono tanti fattori e tanti neurotrasmettitori che sono importanti nel sonno. Un altro fattore importante è questo neurotrasmettitore che si chiama adenosina. L'avete mai sentito dire? L'adenosina, dal momento in cui voi vi alzate la mattina, comincia a crescere, cresce e si va a mettere in dei recettori che stanno nel nostro cervello. Quando questi recettori sono belli saturi, cadete dal sonno, dovete dormire. Quindi importante fattore che ci serve per dormire, per iniziare il sonno e fare un buon sonno. Cosa facciamo noi? Nessuno di voi, vero? Penso nessuno di voi beva il caffè. Quanti di voi bevono il caffè? Ok, allora lo sapete quanto, cosa fa il caffè? Il caffè ha una bellissima cosa rispetto all'adenosina.
va negli stessi recettori e vince lui. Cioè, se fanno una guerra, una corsa, l'adenosina e la caffeina, vince la caffeina. Quindi cosa accade? Se ci si mette la caffeina, l'adenosina non può far funzionare quei recettori, però lei continua a crescere. Forse qualcosa che non si sa, si sa che il caffè appena si prende ha la sua attività, la sua funzione circa mezz'ora dopo che lo abbiamo preso. Ma quello che spesso non sappiamo è il fatto che il caffè ha un tempo di dimezzamento, vuol dire la dose si dimezza in un periodo che va dalle 5 alle 7 ore. La dose è metà. Quindi spesso le persone che magari hanno preso un caffè intorno dopo cena alle 8 non lo correlano con il fatto che alle 2 non riescono ancora a dormire. Quindi bisogna, se lo volete prendere lo prendete, ma state molto attenti a quando lo prendete, perché prendetelo anche il pomeriggio, può essere che la difficoltà stia proprio nell'iniziare a dormire. Quindi ricordatevelo questo, che è molto importante. Tra l'altro lui, la delosina continua a crescere, quando finisce l'effetto caffè, l'avete mai visto quelli che fanno proprio, no? Che cade la testa? È perché non, la delosina comincia velocemente a prendere tutti i posti che sono i suoi. Quindi quando finisce quell'effetto, la delosina riprende il posto e quindi abbiamo l'effetto di crollare dal sonno, come si può dire. Quindi la caffeina, uno se vuole la prende, ma la prende in momenti corretti. Una cosa che vi voglio far vedere, che è molto carina, a chi è vegano qua dentro non piacciono questi esperimenti, a chi non mangia animali, però non è che ci siamo mangiati i ragni, però è molto interessante questo esperimento che hanno fatto agli inizi del Novecento. Cosa hanno fatto? Sulla caffeina intendo. Hanno preso dei ragni e hanno dato a questi ragni delle sostanze. Hanno dato l'LSD, l'anfetamina e la marijuana e il caffè. Guardate l'effetto. La tela meno formata era quella dei ragni che prendevano la caffeina. È molto interessante che effetto psicotropo può avere la caffeina, a cui spesso non pensiamo. Di solito è molto difficile pensare alla caffeina perché ci nasciamo, cioè nasciamo nella cultura del caffè, per cui spesso vedo persone che prendono anche 4, 5, 6 caffè al giorno, senza pensare di prenderlo biologico, senza pensare di prenderlo verde, senza pensare, lo prendiamo solo per abitudine. E attenzione, è uno degli effetti molto interessanti per quanto riguarda gli effetti sul sonno. Attenzione che caffeina, l'effetto della caffeina possiamo anche un pochino ampliarlo a tutti quelli che sono caffeina, teobromina, teina, quindi cioccolato, tè, tutti quegli effetti che possono dare queste sostanze che sono eccitanti. Quindi se ho visto qualcuno ha problemi di sonno, cominciate a pensare, chi non ha alzato la mano prima, quando prende l'ultimo caffè. Il decaffeinato non è decaffeinato, attenzione, una parte di caffeina ce l'ha anche il decaffeinato, quindi non pensate dopo cena prendo un decaffeinato, una buona, un 20% di caffeina ce l'ha anche lui, quindi è meglio prendere magari altri prodotti tipo un caffè a base di cicoria o quello che può essere, che non hanno gli effetti della caffeina. Ci siamo fino a qui? Vi torna con le cose che state pensando del vostro sonno? L'effetto che vi dicevo dei ritmi circadiani, molto importante, è quello che hanno sulla melatonina, questo l'avete sentita dire tutti, ok? La melatonina è un ormone che questa molecola comincia a prodursi quando comincia a calare il sole, perché è normale, quando eravamo preistorici, qualcuno lo è ancora magari, ma quando eravamo proprio preistorici ci regolavamo con il sole, quindi quando il sole andava giù cominciamo a produrre melatonina che aiutava a dormire bene. Soprattutto la melatonina ha un picco
alto durante, proprio nel mezzo della notte. Non vi aiuta a indurre il sonno, spesso è un effetto placebo quello di uno prende la melatonina e induce il sonno, ma aiuta a dormire meglio. Quindi diciamo la nostra melatonina endogena è quella che produciamo quando cala la luce. Quanti di voi subito quando cala la luce stanno al buio? Domanda. Vedo facce un po' perplesse. Abbiamo tutta una serie di luci e le luci blu che generano i nostri schermi che utilizziamo nel dopo cena spesso, quindi computer, televisioni, telefonini, sono ancora peggiori per questo motivo. Quindi meglio un bel libro dopo cena, magari diciamo anche 2 ore prima di andare a letto, cerchiamo di riflettere su questo, non mettiamo tutto quel brillamento davanti agli occhi se vogliamo avere un buon sonno, ok? Quindi questo è un alcuni consigli che mi sento di darvi. Dormire è fondamentale, abbiamo detto, per tanti motivi. Tante patologie sono dovute proprio a una carenza di sonno. Sottovalutiamo la carenza di sonno perché spesso siamo stanchi e siamo talmente presi dalla nostra vita che non ci pensiamo. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che, secondo quello che penso, non dovrebbe esserci il badge, l'orario di inizio per tutti uguale la mattina. Perché anche nel sonno ci sono, se andiamo negli estremi, 2 categorie, poi ci sono tutte le sfumature nel mezzo, ci sono le allodole e ci sono i gufi. Se prendete un gufo, cioè quello che sarebbe più a lungo di notte, che però dormirebbe la mattina, quindi se va a letto mettiamo all'1 alle 2, dormirebbe fino alle 10, alle 11 del mattino, ma deve mettere la sveglia perché deve andare al lavoro. Questa persona sarà 1/100 produttiva rispetto a quello che sarebbe se a lui cambiassimo gli orari di lavoro e magari dicessimo a lui: ok, se stai meglio dopo vieni a lavorare più tardi, cosa che invece non facciamo, e in questo modo sprechiamo molto, molto tempo e molte anche energie nostre. Le allodole sono quelle che si alzano molto presto la mattina, sono molto lucide la mattina, lavorano, studiano molto bene, però vogliono andare molto presto a letto la sera. Ci sono naturalmente tutte le sfumature di grigio nel mezzo, per cui ci sono anche ci sono le allodole, ci sono i gufi, ci sono anche le sfumature nel mezzo. Allora, per parlare appunto di sonno, qualche, io diciamo, che possiamo chiamare i 10 comandamenti per dormire bene. Ok, perché ho visto che molti non dormono bene. Quanti fanno fatica ad addormentarsi? Alzate la mano. Ok, di quello vi dirò anche tra pochino sul cibo. E quanti invece si risvegliano durante la notte? Ok. Allora, vediamo, proviamo a mettere in atto queste cose, che sono le basi, e sono quelli che possiamo definire i 10 comandamenti sull'igiene del sonno. Ora io vi dico, concentrato, sul sonno ci sarebbe da parlare giornate intere, vi assicuro, quanto è interessante anche saperle e quanto ce ne parlano poco. Allora, intanto, primo, se hai diciamo difficoltà e quindi non riesci ad addormentarti, fissa comunque l'ora di andare a letto al momento del risveglio. È probabile che in questo modo la volta successiva il tuo corpo comincia a sincronizzarsi su questi ritmi che noi gli diamo, come facciamo i cambiamenti anche di altro tipo. Se hai l'abitudine di fare la siesta pomeridiana, non superare i 45 minuti di sonno. Alle persone anziane che non riescono a iniziare il sonno, vi ricordate quello che vi ho detto dell'adenosina? L'adenosina, quando dormiamo, si abbassa un po' perché comincia, ci ha fatto dormire. Quindi se l'anziano ha problemi di sonno, consigliamo di non fare questo pisolino pomeridiano e di esporsi più possibile al sole, alle luci, in modo tale che alla fine, quando arriva il buio, comincia ad avere l'impellenza a dormire. Evitare l'assunzione eccessiva di alcol 4 ore prima di coricarsi e non fumare. Allora, il famoso bicchierino che mi fa dormire, anche di vino, è un mito. Il vino e l'alcol in generale sedano le cellule, i neuroni della corteccia prefrontale. Quindi è vero che all'inizio uno crolla, però il sonno non è di qualità,
non ci sono tutte le fasi della notte e del sonno che sono importanti, importantissime, quindi non ha queste cose, e quindi la persona dorme peggio e tra l'altro quando si beve l'alcol manca la fase del sonno REM, cioè non c'è la fase importante del sonno con i sogni, che comunque è importante proprio per creare anche quelle memorie che vi dicevo io, quelle associative. Quindi se uno vuole bere l'alcol, se lo beve semmai a pranzo, se lo beve la mattina a colazione. Non va bene, tra un po' vi dico quale sarà la colazione. Evitare la caffeina almeno 6 ore prima di andare a dormire. Questo include caffè, tè e molte bibite, appunto, e anche il cioccolato. Evitare cibi pesanti, piccanti o zuccherati 4 ore prima di andare a dormire. Uno spuntino leggero prima di andare a letto è accettabile. Tra un po' vi dirò la ripartizione dei cibi della giornata, a breve, quando vi parlo di alimentazione. E quanti di voi mangiano ancora gli animali? Alzate le mani. Quanti sono vegani? Alzate la mano. Siamo tanti, oggi proprio è meraviglioso. Quanti sono vegetariani? Ok, quanti sono onnivori? Ok, allora per gli onnivori, se volete dormire bene, almeno cominciate a togliere gli animali dalla cena. Quindi la cena deve essere comunque a base vegetale. Ok, iniziate da qui, perché vedrete, specialmente l'onnivoro, che dorme male, perché in quel caso lì tutti gli elementi acidificanti che ci sono in questi alimenti fanno sì, magari vi addormentate, però dopo un po' vi svegliate perché il vostro corpo è in acidosi o perché il vostro fegato, poverello, sta cercando di smaltire tutti gli acidi che gli avete dato a cena. Come vedremo, la cena deve essere proprio a base vegetale per tutti. Una cosa importante è anche l'esercizio fisico, va fatto regolarmente, aiuta a migliorare il sonno. Quanti fanno attività fisica tutti i giorni? Tutti i giorni. Alzate, tutti i giorni significa anche una camminata, eh? Quindi vedo genere le mani. Perché uno pensa attività fisica, bisogna andare come laggiù, fare pesi. Sì, fa bene, però attività fisica può essere una camminata fatta a passo veloce, all'aria aperta ancora meglio, che ci tonifica, ma ci permette anche di dormire. Evitare comunque attività fisiche pesanti nelle ore tardi serali, perché in quel caso tutta l'adrenalina che abbiamo in giro non ci permetterà poi di addormentarci. Usa letti confortevoli, trova una temperatura confortevole per dormire e mantieni la stanza ben ventilata. Quello che vi dicevo all'inizio dell'adenosina e della melatonina e dei ritmi circadiani vale anche per questo. Noi per dormire abbiamo bisogno che la nostra temperatura corporea si abbassi di circa 1 grado. Vi siete mai trovati di notte con le mani fuori così, anche d'inverno? E questa c'è una bella superficie, perché da qui, dalle mani, dalla testa e dalla pianta dei piedi perdiamo molto calore. Quindi perché si è sviluppato questa cosa? Per quel motivo che vi dicevo prima, quando eravamo sincronizzati con la natura, una volta che calava il sole si abbassava la temperatura e quindi era un indizio che dovevamo dormire. Adesso le case, date negli alberghi, anche stanotte l'albergo c'era il termosifone acceso, che cosa veramente assurda essendo così caldo, se ci pensate. Quindi ricordatevi di non fare le vostre camere, di non farle diventare delle caldaie. Devono essere a temperatura giusta, 18 gradi va bene. Ok? Non bisogna aumentare, perché bisogna dare in modo che il corpo abbassi la temperatura. Quando si abbassa la temperatura induce il sonno. Quindi questo è un altro consiglio. Blocca tutti i rumori fastidiosi ed elimina la maggior parte quantità di luce possibile. Buio totale. La melatonina ha bisogno del buio totale, se no esce fuori il cortisolo. Quindi anche la lucina che sta lì, bloccatela e dormite completamente al buio. Qualcuno ha paura a dormire al buio? Qualcuno dice: io ho paura, metto la lucina lì. Bisogna toglierle. Anche se qualcuno a caso ha paura, laggiù in fondo, io sento, sono una veggente,
Però diciamo bisogna togliere quell'abitudine per avere un sonno, perché io posso anche dormire, ma non è un sonno di qualità. Poi riserva il letto per il sonno ed il sesso. Vi piace come cosa? Sonno e sesso per il letto. Non ci facciamo, non ci mangiamo, non ci facciamo altre cose. Riserviamo quell'area solo alle cose che serve, per cui serve il letto. Ok? Ci siamo con il sonno? Perché la seconda, quindi questa è una prescrizione. Io da oggi prescrivo 8 ore per tutti di sonno. Ok? Prendetevelo. Cercate di non dire, ma c'ho da fare, ma c'ho da fare questo, ma c'ho da fare quell'altro, ma... No, non c'è un ma. C'è che bisogna prendercelo, perché spesso lo facciamo così. Tanto non sappiamo tante cose, perché siamo presi dalle abitudini, perché siamo lì e ci abbiamo da chattare, dopo cena, nel letto. Quindi cerchiamo, magari prendetevi un bel libro, anche dei miei, potete leggere, se vi ci addormentate va bene lo stesso, quindi mettetevi a leggere e vedrete che il vostro sonno sarà conciliato. Seconda prescrizione, vi ho detto, vi davo anche l'altra prescrizione, è il cibo. Qualcuno prima mi aveva già affermato dicendomi, ma io sono vegano però ho delle problematiche di vario tipo, perché spesso noi facciamo dei cambiamenti senza poi ragionare, cioè facciamo dei cambiamenti anche di alimentazione rimanendo e continuando a fare quello che facevamo prima. A questo proposito io ho registrato un marchio che è quello della psicoalimentazione, mettendo insieme le due lauree, dove si lavora a 360 gradi, c'è il sonno, c'è la meditazione, c'è l'attività fisica, c'è il ricordarci che siamo nati da questa madre terra, che noi siamo madre terra, non siamo staccati dalla terra, non siamo un essere al di fuori. Quando mi dicono inquino, stai inquinando te stesso, non stai inquinando solo il mondo, stai inquinando te perché tu sei il mondo. Quindi nella psicoalimentazione c'è tutto questo, e c'è anche l'alimentazione, naturalmente è la parte psicologica. Faccio corsi in tutta Italia, se andate nel mio sito che è psicoalimentazione.it o com, ci sono i corsi di psicoalimentazione che faccio in tutta Italia. In particolare quando, perché sappiate, ve lo confesso, non sono nata così, cioè io mangiavo cappuccini 4-5 al giorno, carne per, la davano perché dovevo curare l'anemia, e tutta una serie di cose, penso come tutti quanti, no? Non le nuove generazioni come abbiamo visto prima, Romeo ed Enea, le piccoli che possono essere svezzati adesso in questo modo, ma siamo stati la maggior parte di noi svezzati come è normale, ovvero è normale va fare quei bei sughi che stanno lì e stanno ora con la carne dentro a cuocere, ce l'ho ancora nello stomaco, quello della nonna, me lo ricordo bene, ce l'ho ancora qua, quindi ci è sembrato normale fare questi passaggi. Il primo mio passaggio è stato intorno ai miei 30, nel mezzo del calmì di nostra vita, intorno ai 35 anni, perché conosco una donna che si chiamava Nina Curson, che ha lasciato il corpo l'anno scorso a 94 anni e che aveva conosciuto la dottoressa Kusmin di persona. E io faccio parte dell'associazione medica italiana Kusmin e quindi ho detto, ma se dobbiamo fare un cambiamento, questo recentemente, più recentemente, alimentare, perché non cominciare a farlo con coscienza e mettendo il cibo giusto? Quindi ho messo insieme, questo è uno dei miei libri, ho scritto 6 libri, questo è Cucina Vegana e Metodo Kusmin, dove appunto ho messo in correlazione le due cose. Allora, chi conosce il metodo Kusmin intanto? Qualcuno so che lo conosce, vi vedo, vi riconosco. Il metodo Kusmin era un metodo ideato, è un metodo che è stato ideato da questa dottoressa russa naturalizzata a Svizzera, la dottoressa Kusmin, che si era accorta nel dopoguerra che le correlazioni che c'erano tra il cibo, tra quello che mangiamo e le patologie degenerative erano immense. Lei lo aveva fatto tra virgolette con delle scoperte per caso, con dei topi in laboratorio che aveva nel suo laboratorio in casa, non c'erano fondi, non dava il mangime a questi, come noi, pensate al mangime dei topi e pensate al mangime nostro nei supermercati, eh? Quindi non dava il mangime a questi topi, dava da mangiare altre cose, e questi topi che dovevano sviluppare il cancro non lo sviluppavano. E quindi
questo per andare molto veloce, non voglio andare oltre i miei tempi, quindi voglio concentrarmi. Quindi lei disse: e se le nostre malattie fossero dovute principalmente ai nostri errori alimentari, se lo stato di salute di ognuno di noi dipendesse esclusivamente dalla capacità personale di prendersi cura di se stessi e se il miglioramento del proprio stato di salute implicasse necessariamente un riequilibrio delle funzioni di assimilazione, di eliminazione e di difesa. E quindi mise appunto il suo metodo, se andate a vedere le sue cose, lei all'inizio, cioè lei non è un metodo a base vegetale, però lei diceva chiaramente: attenzione, se uno non ha patologie, se uno non ha patologie zero, quindi io parlo di tutte, colesterolo più alto, glicemia un po' mossa, quindi se uno non ha nessuna patologia, per non andare quelle oltre, allora lei diceva poche proteine animali, alcune, e mai a cena. Questo è quello che diceva lei. I risultati maggiori e migliori ho visto che si ottengono proprio per tutti quanti, proprio facendo questo passaggio: cibo che nutre senza proteine animali. E quindi ho messo insieme le cose del metodo Kuzmin con la batteria quasi scarica, con l'alimentazione Kuzmin, che dice una cosa molto semplice. Ve la dico così, tanto poi vi faccio vedere. Siamo vivi? Vi sentite vivi? Ma una cosa che mi piace chiedere: quanta vitalità avete? Se io ora vi dico, partiamo da qua, andiamo fuori, facciamo 100 metri, chi ci viene con me? Ok, quindi questo è un bel sintomo, grazie, di stiamo nutrendo nel modo corretto il nostro corpo e anche i nostri pensieri. Ma se tanto dice vabbè, oh, sono stanco, non posso fare questa cosa, mi alzo che sono stanco, devo andare al lavoro, no, attività fisica oggi non ho voglia perché sono stanco, cioè se abbiamo, oppure se ci sentiamo anche un po' giù dal punto di vista anche psicologico, c'è qualcosa che non sta andando. Quindi la prima regola, la prima legge: siamo vivi, mangiamo il cibo vivo. Qual è il cibo vivo? Non guardate nessuno, Qual è il cibo vivo? Il cibo che germoglia. Guardatelo carino, che cos'è? Interrogazione delle 5. È un chicco di riso. Noi non mangiamo il guscio di questo, mangiamo un'altra serie di altre cose, tutta una serie di cose che il chicco ha. Nel chicco integro e vivo ci sono tutta una serie di sostanze, ve le dico così, hanno qualche nome: vitamine del gruppo B, zinco, magnesio, vitamina E, tutta una serie di sostanze importanti per noi. Cosa accade se noi mangiamo il cibo vivo? Semplice: i nostri enzimi digestivi, che hanno bisogno di queste sostanze qua, ma tutti gli enzimi e le sostanze del nostro corpo hanno bisogno di questi nomi che vi ho detto, zinco, magnesio, manganese, eccetera, lo trovano nel chicco, felici, contenti, lo hanno trovato, lo usano e via. Ma cosa accade se questo invece non mi piace? Perché mi piace il bianco, mi piace il raffinato, quante belle parole che usano, no? È raffinato, no? Perlato. Uno pensa alla perla, pensa che sia meglio, è peggio perché è stato trattato. Ci sono anche una serie di parole che bisogna andare a vedere perché è tutto marketing. Quindi la cosa raffinata non è una persona raffinata. Gli sono state tolte tutte queste sostanze. Che significa? Se sono state tolte queste sostanze, che se non le trova in se stesso, ve le sottrarrà dal corpo. Quindi dal cervello, dai muscoli, dalle ossa, dai nervi, dal sangue. Diverremo quello che dico nel film Food Revolution, se qualcuno l'ha visto, sono una degli intervistati, diventiamo paradossalmente in Occidente degli obesi denutriti, con tutte le patologie da denutrizione. Quindi, prima legge, prima regola, stampiamocela qui, voglio fare il passo di togliere gli animali, ben venga, ma cominciamo a smettere di mangiare la pasta, il pane, le fette biscottate, i crostini, i cracker. Prendiamo il cibo più vicino a noi, più vicino alla terra.
Quello è il cibo che nutre, senza pensare poi al fatto quello che gli danno, perché spesso ci possono essere anche degli sbiancanti aggiuntivi che noi non vogliamo prendere e che ci possono dare delle patologie. Quindi io concentro queste cose in cibo vivo, poi quello che vi dicevo prima, colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. Quindi fate in modo che le vostre cene siano sobrie, dovete dormire dopo, dovete andare a letto. Quindi la cena, come mangiavano i poveri una volta? Mangiavano fagioli, mangiavano un po' di farro, mangiavano cose semplici. Quindi questa deve essere la nostra cena e possibilmente pranzi e cene sempre anticipate da abbondantissime verdure crude. Già se cominciate a fare una colazione da re, mettere abbondantissime verdure crude prima dei pasti, evitare gli animali a cena e fare una cena sobria, già vedete la differenza in qualche cosa, anche nel riassorbimento di certi nutrienti, come prima qualcuno mi aveva chiesto. La colazione da re di cui parlo io di solito è la colazione della la crema Budvig. La Budvig, chi la conosce? Ok? La Budvig non era solo una crema, era una dottoressa ben 7 volte candidata al Nobel per gli studi che faceva sull'assorbimento della vitamina F, vitamina F che sta nell'olio di lino, non nei semi e basta. Gli studi della dottoressa Budvig erano fatti sull'olio, che però deve essere spremuto a freddo, ma che deve mantenere la catena del freddo, cioè non deve mai uscire dai frigoriferi, dal produttore al consumatore, se no è pericoloso. Quindi deve essere un olio garantito. Lei si era accorta che miscelando una proteina solforata che contiene zolfo, nel caso della Budvig, la dottoressa Budvig dava del formaggio quark, o nel caso della Kusmin lo yogurt, che può essere anche yogurt di soia come faccio io di solito, perché comunque gli amminoacidi, la soia ce l'ha tutti, per cui anche quelli solforati. Quindi mettendoli insieme aveva un assorbimento massimo di omega 3 dall'olio di lino. Queste cose andavano a finire proprio nella membrana cellulare e ossigenavano la cellula. Si erano accorti che la cellula ossigenata non poteva fare il cancro, quindi la dottoressa Budvig aveva ideato questo legame chimico, perché era proprio un legame chimico. La dottoressa Kusmin ha adottato questo a colazione nel proprio metodo, che è la colazione da re proprio del metodo Kusmin. L'olio di lino contiene acido linoleico e acido linolenico e ha un contenuto particolarmente elevato di omega 3, un buonissimo e ottimo rapporto omega 3 e omega 6, perché tutti gli altri semi possono avere un elevato apporto di omega 6 che possono dare l'infiammazione, ok? Rimuove il colesterolo in eccesso, attrae l'ossigeno nella membrana cellulare e trasporta l'ossigeno nella cellula. Proprietà regolatrici della funzione intestinale. Quanti sono regolari l'intestino? Da 1 a 3 volte al giorno. Ok? Vabbè, dai, buoni, siamo un bel numero. Questa è un regolatore anche della funzione intestinale. Queste sono due delle mie creme Budvig. Questa l'ho fatta con le mele e la cannella. E questa tempo di fragole, quindi è buonissima, oltre a fare bene è anche buona dal punto di vista del gusto. Perché è anche bello a vedersi? Perché noi mangiamo non solo con la bocca, ma mangiamo con tutti i sensi. Quindi attenzione che spesso i nostri gusti, le nostre inclinazioni sono dovute a quello che vediamo. Per farvi un'idea che mangiamo con i sensi, pensate che ora siete al ristorante e avete mangiato 5 antipasti, 2 primi, 3 secondi, contorni, insomma siete veramente pieni, ma passano davanti a voi con il carrello dei dolci. Cosa fate? Perché sono furbi, ve li fanno vedere. Quindi un modo con cui noi mangiamo sono proprio gli occhi. Poi mangiamo con l'orecchio, pensate allo sgranacchiare, che ne so, di una patatina fritta per esempio, o di una mela, va bene anche una mela. Mangiamo con il naso, quindi assaporiamo, ci hanno messo apposta il naso qua, questo lo dico sempre, sopra la bocca, avrà un senso?
se no ce l'avrebbero messo qua dietro. Impariamo a gustare. Quando faccio corsi di psicoalimentazione, il pranzo è dedicato al mangiare con consapevolezza, per capire quello che stiamo facendo, perché spesso i problemi di disturbi alimentari sono dovuti a una mancanza di consapevolezza dell'atto del mangiare. Quindi in genere andiamo a esplorare tutti i tipi di fame, la fame della bocca, la fame del tatto, la fame poi anche dello stomaco, che ci racconta e ci chiede da mangiare. Velocemente vi dico anche questa cosa che secondo me è importante: c'è anche una correlazione tra il cibo e l'umore. Vi siete mai sentiti così? Vi capita? Avete qualcuno? Conoscete qualcuno che quando non mangia sta così? Se no, indicatemelo in silenzio. So, ci sono. Quindi spesso cosa accade? Se non mangiamo, non tutti, perché durante il digiuno vi assicuro che se uno ha fatto un certo percorso, questa cosa non la sente. Una cosa importante dell'umore è quello che è la risposta glicemica a quello che mangiamo. Quindi noi mangiamo una cosa che ha un alto carico glicemico, che crea un picco glicemico. Questo ve lo dico molto velocemente perché so che lo sapete tutti. Si alza la glicemia molto velocemente, perché normalmente noi dovremmo avere la curva, quella nera che vedete lì, cioè si alza molto lentamente in modo che diamo tempo all'insulina di prendere queste cose, questo glucosio. L'insulina è come una chiave che apre le vostre cellule, queste porte, per fare entrare il glucosio, perché gli serve per la produzione di energia. Quindi questa chiave, se mangiamo cose a basso carico glicemico, viene aperta, tutto a posto. Invece noi no, perché noi ci piace mangiare un pezzo di pizza bianco, ci piace mangiare riso bianco, ci piace mangiare dolci, molto sono cose che ci piacciono. Questo crea un picco glicemico. Se c'è un picco glicemico, è pericoloso. Quindi anche l'insulina viene secreta, diciamo, un po' a palate, quindi molto c'è un picco dell'insulina. Picco dell'insulina butta giù la glicemia, più giù di quello che dovrebbe, e andiamo in quella fascia lì. Vedete la fascia rossa? È ipoglicemia reattiva, cioè siamo in ipoglicemia perché abbiamo mangiato. Sembra un'assurdità. E cosa accade lì? Fame, nervosismo, testa vuota, ansia, stato depressivo. Quindi attenzione a utilizzare i giusti alimenti che non abbiano questa, che non diano questa problematica. Mi accelero perché vedo che ore sono. Ok. Rapporto anche tra depressione e eccesso di carboidrato raffinato. Il carboidrato che... Cioè, ci sono degli studi anche, non pensate che si parli così. Ci sono proprio un rapporto tra depressione e eccesso di carboidrato, qui si parla di pasta, pane e pizza, si parla di zuccheri semplici, è stato provato già degli adulti, ma una ricerca finlandese conferma l'esistenza del rapporto tra cibo e depressione anche nei ragazzi. Attenzione che qui stanno, diciamo... gli psicofarmaci li stanno dando sempre ai bambini più piccoli. Potremmo agire in altro modo, perché l'alimentazione ci farebbe tantissimo. Quindi la ricerca, quindi ragazzi, adolescenti e giovani, la ricerca ha evidenziato una stretta correlazione tra crescita della insulinoresistenza e lo sviluppo di sintomi depressivi, nel senso che la prima condizione facilita la depressione e non il contrario. Non è che sono depressa e quindi mi vado a creare dopo l'insulino resistenza. È un po' più univoco, avete fatto caso, penso tutti. Sono un po' giù, ho mangiato dolci, dopo un po' mi sento strano, ho bisogno di rimangiarli, è vero o no? Quindi ho bisogno di rimangiarli, mi risento strano, quindi li devo rimangiare. È proprio un circolo vizioso da cui si ne esce solo con la consapevolezza. Cosa mangiare? È ormai provato che un'alimentazione naturale, ricca di verdure crude, quello che vi dicevo anche prima, cominciate a iniziare, è carino, no? I vostri pasti con abbondante verdure crude, fate un piccolo passo da lì e vedrete già se lì cominciate a sentirvi diversi. Frutta, cereali integrali vivi, semioleosi, senza esagerare,
vedo persone che mangiano palate di mandorle, palate di semi durante il giorno. Attenzione che questi possono creare uno stato infiammatorio e poi è pericoloso. Quindi semi oleose, mandorle, noci, semi di zucca, aiuta a mantenere alta l'energia psicofisica ed il tono dell'umore. Una lista di alimenti così per migliorare la performance del proprio cervello. Mirtilli, cavolini di Bruxelles, cose anche buone, mirtilli tra un po' sono di stagione, mirtilli, cavolini di Bruxelles, broccoli, cavolfiori, zenzero, mele, anguria, verza, lattuca, melone e pinoli, gli estratti di frutta e verdura freschi che sono un carico naturale di vitamine, minerali ed energia, ma anche verdure a foglia verde che sono ricche di clorofilla. Sapete che la clorofilla, grazie, bevo anche il tuo capello. La clorofilla, fate conto, la clorofilla è il sangue delle piante, no? Perché la nostra emoglobina è fatta, immaginatevi un cerchio con dentro il ferro, che il ferro lega l'ossigeno e sta dentro l'emoglobina. La clorofilla ha lo stesso identico cerchio, all'interno c'è il magnesio. Invece che l'unica differenza è il magnesio invece che il ferro, quindi ricche di clorofilla, ricche anche di magnesio e aiutano a migliorare la performance del nostro cervello. Quanto c'ho? 3 minuti? Meno, ok. L'ultima cosa, attività fisica importantissima, ci sono tantissimi benefici dell'attività fisica, previene la pressione arteriosa, riduce la malattia di malattie cardiache in generale, l'osteoporosi, perché fare attività fisica serve anche per questo, riduce sintomi anche di ansia, stress e depressione, è migliore dell'antidepressivo praticamente questo, e quindi previene anche i comportamenti alimentari sbagliati. Ormai finiamo queste due cose, ci sono tantissimi studi che dimostrano che gli anziani che praticano certi tipi di attività fisica, ma anche solo la camminata e andare in bicicletta, l'ho messo anche nel mio blog questo articolo in questi giorni, migliorano e non hanno quel declino fisico, hanno quasi 10 anni di meno, quindi questo cominciamo a farlo. L'ultimo naturalmente è il relax, importante anche tenere a bada il vostro stress. E come conclusione, ci siamo? Poi lasciamo la nostra De Petris che sta lì in attesa per la prossima conferenza. Vi metto questa cosa, è difficile naturalmente il cambiamento, è difficile cambiare, ma si può fare cambiando gli schemi, appunto trovate anche delle notizie rispetto a questo anche nel mio sito. Vi concludo con una frase che mi rifaccio anche a quello che diceva prima il professor Pinelli, una frase che ho tratto dal mio libro, da uno dei miei libri, appunto quello che vi ho fatto vedere prima, che è Cucina Vegana e Metro Cusmin. Credo sia giunto il momento di un passo collettivo in cui cominciamo a renderci conto che non vogliamo più essere marionette radiocomandate da chi vuole fare soldi su di noi rendendoci malati cronici, in modo che possiamo comprare farmaci a lungo nel tempo. Un passo collettivo verso una nuova consapevolezza che includa il modo in cui ci nutriamo, insieme naturalmente a un percorso di crescita personale che ci unisca gli uni con gli altri invece che dividerci. Allora io vi ringrazio per l'attenzione e facciamo un breve stacco, qualche secondo, per il prossimo.